Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic e benvenuti in una nuova spumeggiante o sfumeggiante, perché nel film originale lui dice fuck you. Ti stavo per fregando, eh? Inutile ribadire il concetto, ragazzi, che questa è la nostra nuova programmazione, quindi cercheremo di mantenerla e di tenere sempre il martedì il fuck you. Esatto, così che martedì, bombardarci giovedì di domande. E domenica, martedì fuck you, giovedì a video cazzo, analisi a cazzo, magari video del momento, presentazioni, impressioni, domenica video importante. La prima domanda ce la fa Lineway, che ci chiede: ma siete fratelli o in qualche modo imparentati? No! No! Avere gli occhi azzurri uguale non significa essere imparentati, a parte che i suoi sono azzurro normale, i miei sono più fighi, sono ghiaccio, per cui... Cioè, quanto te la meni, madonna santa. Abbiamo già risposto a questa domanda più volte. E avere il naso grosso... Esatto, non è una caratteristica familiare, no? Anche perché se notate, la differenza principale si ha nella fronte. Io ho una fronte che è un aeroporto, mentre lui non ce l'ha la fronte, praticamente. Frontless. Frontless. La seconda domanda ce la fa Brodino, che non sto scherzando, si chiama Brodino davvero. Brodino 96 per la precisione. Spero che sia la prima domanda, sennò sa un po' di riminestra riscaldata. Brodino, che ci segue grazie al buon Saddi, perché ci ha conosciuto nel video dove eravamo tutti insieme a dire minchiate nel suo canale. A dire minchiate no, avevamo fatto l'analisi di un computer truffoso, molto truffante. Quindi un saluto a lui e un saluto a Saddi. Chiede, fuck you, ciao ragazzi, attualmente ho una GTX 750 Ti e un Pentium 3420, G3420. Ho notato che mentre gioco la mia CPU lavora al 100%, mentre la scheda video al 50%. So che devo cambiare processore, ma non voglio spendere troppo, perché tanto gioco solo a Overwatch e Fortnite. Cosa mi consigliate? Beh, che sia quelle performance ci credo, perché comunque il Pentium ha le sue limitazioni e le prestazioni sono quelle. Per dare un'infarinatura generale, quando vedete che la GPU sta scarica a livello di carico proprio effettivo, mentre la GPU è al 100%, tendenzialmente c'è del bottleneck. It's over 9000! Di solito almeno. Come al solito non ci avete messo il budget, e questa è una cosa che dovete scrivere sempre. In ogni caso, per non spendere tanto, e questo è indicativo perché effettivamente prendere processore scheda madre è comunque una spesa, però il consiglio più budget che potremmo darti è dotarti di un Ryzen 3, magari anche di fascia bassa, tipo il 2200G con grafica integrata, e una scheda madre da abbinarci. Oppure, se proprio vuoi spendere magari qualcosa di più per avere una piattaforma più aggiornata che ti duri più a lungo nel tempo, un Ryzen 5, sempre abbinato magari a una... Perché proprio quello è il punto. Poi alla fine, spendendo poco, sei sempre costretto a aggiornare la tua configurazione abbastanza spesso, e l'illusione di risparmiare è solo momentanea. Un Ryzen 5 ti può durare benissimo qualche anno in più, ma qualche anno proprio 4-5 anni tranquillamente, magari con 5 anni no, ma 3-4 tutti, e alla fine poi sul lungo termine rientri. Il tuo vero problema, indicativamente parlando, è che hai una piattaforma non aggiornata, quindi oltre a recuperare Ryzen 3 o Ryzen 5 che sia e scheda madre, dovrai prendere anche le memorie. Facci sapere nel caso quanto ti piacerebbe spendere e magari ti rispondiamo con un link consiglio all'acquisto che magari ti può dare una mano. Bradipo Broken ci chiede: oggi solo nomi spumeggianti. Esatto, meglio dissipatore a liquido o ad aria? Quali sono i pregi e difetti di entrambi? Beh, questo meriterebbe un video a parte. Sì, sì, assolutamente. Rispondendo velocemente, ad aria sono ingombranti, però più cheap, poco costosi, mentre quelli only one, diciamo quelli a liquido, perché consideriamo quelli dissipatori a liquido normali, sono, diciamo, decisamente più costosi, hanno una pompa e un dissipatore poi sopra nella parte collegata. Quindi diciamo, in realtà non è che non sono ingombranti. L'ingombro si sposta in periferia del case, diciamo, perché comunque si monta in corrispondenza di uno spazio per le ventole, e l'impressione di avere maggiore airflow e quindi un passaggio dell'aria più tranquillo. Oltretutto non danno fastidio alle RAM e hanno anche leggermente prestazioni migliori. Ma soprattutto considerate il fatto che l'estetica... Poi dipende dal modello, eh. Esatto, anche quello dipende dal modello, ma l'estetica principalmente è la cosa che ne giova di più, perché chiaramente avete una configurazione più pulita. Poi soprattutto gli ultimi modelli di dissipatore liquido hanno tutti i cacchio di LED che illuminano a giorno con il logo del brand a cui appartengono, quindi
esteticamente sono decisamente più gradevoli degli heat sink giganti dei dissipatori ad aria. Un Vai. Nome impronunciabile. No, adesso lo pronunci. FTGGACTR FNK. Ok, io sto qua, ognuno ha le sue. Ci chiede, per una configurazione con i 9900K Z390, Master Liquid, 1-2080 eccetera, che monitor mi consigliate? Spero non più di 200 euro. Ma anche te che mi in fai questo in questo caso il budget ce l'ha dato. Allora, se vai un po' indietro nei nostri video, ma non tanto, è proprio qualche settimana fa, abbiamo fatto un video top dei monitor per la 2080 Ti. Ora, sono monitor che vanno benissimo anche per la 2080. Sì, esatto, ma il concetto è sempre solo uno, ragazzi, è sempre solo uno. Io se compro una Ferrari non ci metto sulle gomme da 50 euro cinesi. Se compro tutto, qualsiasi cosa deve essere equilibrato, per cui la configurazione deve essere equilibrata. Non posso avere una 2080 e un monitor a 200 euro, è una cosa che non ha senso. Anche perché stai comprando un PC che in tutto ti costa minimo 2000 euro. Esatto, non puoi comprare 200 euro di monitor. Anche perché il monitor poi è una spesa che tra l'altro è quella che rientra di più, perché comunque ti dura veramente tanti anni, per cui rispetto ad altri componenti diciamo che la spesa vale più l'ammortizzi, l'ammortizzi. Però comunque non puoi prendere un monitor a 200 euro, cioè puoi fare tutto quello che vuoi, per amore di Dio, però non ha senso. Number 4 ci chiede, fateli più lunghi sti video e ci proviamo. Ci si prova, c'hai ragione anche tu. Il commento di Alessandro non è una domanda, ma voglio rendervi un po', darvi un po' l'idea di quello che ci scrivete in tanti e di quella che potrebbe essere la nostra reazione al commento. Ve lo leggerò esattamente come l'ha scritto Alessandro. Oddio, non l'ho letto, quindi sono curioso. Ho appena finito la mia build, ditemi cosa ne pensate. In realtà ho scritto cosa ve ne pare. Non è per la grammatica, è perché l'ha scritto tutto in caps lock. Sì, ma... E cercherò di urlare anche le componenti. 1080 Ti e VGA SC2 2600X. Il Ryzen, ovviamente, questo si sa. Ma è bello che è così anche nella vita reale. È così anche nella vita reale. 16 giga 2300! In ogni caso è un'ottima build, Alessandro. È veramente un'ottima build. Non offendetevi voi altri che ci avete chiesto che cosa ne pensiamo delle vostre build. Era giusto per darvi un esempio. Non è una cosa che... Ma scrivete quello che volete, a me non è una roba sua. State me. E ne ha scritto fuck you. You. All'italiana, Enea ci chiede, mi consigliate di cambiare il mio PC che monta un 3DFX Voodoo? Se per cambiare intendi buttare via la vecchia per far spazio a una scheda nuova, allora no, non buttarla via mai nella vita quella scheda lì. Perché quella lì devi... Quella devi tenerla, imbacheccarla, esatto, e venderla al miglior offerente quando ti varrà tipo 20.000 euro. Sì, forse non riesci più a giocare neanche a Tetris o a Prato Fiorito. Forse dico, magari sì. Riccardo ci chiede, qual è la scheda video minima in termini di prezzo e prestazioni con cui è possibile giocare discretamente in coda HD? Questa l'avevo presa anch'io. Mannaggia a te. Ma l'ho presa anch'io, quindi ti ho battuto in anticipo. Bene ragazzi, allora sicuramente la Vega 56 e la GTX 1070 sono le schede inizialmente che ti permettono di entrare nel mondo del quad HD. La Vega? Davvero esistono? Sì. Però allora tecnicamente va detto, anche se oggettivamente la 1070 in questo momento la trovi molto più facilmente e magari a prezzi più, ma non è neanche detto, a prezzi più... Non è neanche detto in effetti. Esatto, più accessibili. Però sicuramente queste due sono le schede di riferimento per il quad HD. Il minimo per si entrare. Aspetta la 2060 che magari sarà presentata sotto Natale o poco più in là nel 2019. Però quella dovrebbe essere anche lei quad HD ready. Dena, si chiama così, non è un verso che ho inventato io, scrive, fuck you, cosa ne pensate delle nuove CPU Ryzen? Ora io mi chiedo, le nuove CPU Ryzen che cosa intendi? Ma oggi sei Jerry Polemica. No, volevo capire perché nuove CPU Ryzen sono uscite solo i Threadripper. Forse sì, boh. Più specifici nelle domande, che posto qua rompere, per favore? I Threadripper sono fighissimi, però per determinati ambiti, se ti riferivi ai Threadripper. In ogni caso, avere un processore con 64 core e 128 thread, no, non è vero, è tipo 32 core e 64 thread, però in ogni caso fa sempre un certo effetto. Sì, di potenza e potere. Certo che se ci pensate in ambito gaming non servono assolutamente a niente. Esatto. Bene ragazzi, queste erano le domande che abbiamo
fatto per oggi e ricordatevi veramente di scriverle qua sotto il più possibile, soprattutto mettere il budget se avete bisogno, e cerchiamo di farle una volta a settimana per dare un po' a tutti la possibilità di rispondere prima delle live. Non dimenticate di spolliciare qui su Instagram, su Facebook e su tutti i nostri social, e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi.